quando un edificio è così vecchio e pericolante non ha molto senso intervenire sulle singole pareti o sulle singole travi, perché si rischia fra l'altro di renderlo ancora più confuso e pericolante. Quindi sta emergendo che occorre ripartire da zero chiedendoci innanzitutto che obiettivo debba avere un sistema fiscale nel XXI secolo, che tipo di modello di imposizione fiscale vogliamo e poi partire con l'analisi dei problemi, da come è tassato il lavoro, a come funziona la progressività del fisco, a come sono tassati i redditi di altra natura, come coordinarci fra livelli di governo per avere un sistema fiscale più semplice, equo ed efficiente. Quindi dalle grandi questioni a quelle più di dettaglio, il punto è avere una visione complessiva 50 anni dopo per come costruire un fisco per questo secolo e non per quello precedente. Cioè collaboriamo al di là delle nostre magliette politiche per studiare un problema vero per i nostri cittadini e riuscire insieme a trovare soluzioni, anche se fuori infuria la tempesta, come per qualche settimana è infuriato. Quindi è un ringraziamento non formale a tutte le forze politiche per il lavoro che finora hanno fatto e per quello che ancora insieme faremo. Noi esploreremo la possibilità che le commissioni producano una o più proposte concrete su come riformare il sistema fiscale, sul quale magari fare un secondo molto più breve giro di audizioni. E quindi ci immaginiamo che da qui non emerga solo un estensivo lavoro di approfondimento, ma anche qualche proposta concreta, complessiva. Vedremo se ci saranno le condizioni per una proposta unitaria o per qualche opzione, ma l'importante è che ci sia del materiale su cui proseguire, di concerto col governo ovviamente, il cammino di predisposizione di una riforma fiscale che il Paese attende da 50 anni. Il luogo della sovranità popolare, il Parlamento, ha l'obbligo di entrare anche all'interno dei problemi più tecnici e laddove non ce la fa può e deve avvalersi delle migliori esperienze esterne alla politica, ma alla fine il ruolo di sintesi politica e di predisposizione di una o più proposte non può che stare all'interno di questo Parlamento, specialmente quando lavora con serietà, con competenza, con spirito di squadra, come stiamo dimostrando di fare.